Meghan Markle ha rivelato di essersi goduta una serata fuori a Toronto con il principe Harry, la principessa Eugenie e Jack Brooksbank prima che la sua relazione con il reale fosse resa pubblica. Un biografo reale ha affermato questa settimana che Meghan potrebbe non tornare mai nel Regno Unito perché semplicemente non le importa di cosa pensano gli inglesi. La duchessa del Sussex, 40 anni, non ha intenzione di tornare a Londra perché vede la Gran Bretagna come una causa persa, ha detto l'autore Tom Bauer. Ha detto al Sun. La destinazione finale di Meghan non è chiara, ma ha sicuramente il sostegno per fare un'offerta per recitare nel ruolo di una politica americana. In parallelo, la Gran Bretagna è una causa persa per i Sussex. In verità, sospetto che a Meghan non importi più se è la benvenuta a Londra. Non ha intenzione di tornare. Il rapporto dei Sussex con la famiglia reale è stato teso per anni, peggiorando dopo che il principe Harry e Meghan hanno deciso di lasciarsi alle spalle i doveri reali. Nonostante questo, sembra che Harry e Meghan abbiano almeno avuto un buon rapporto con Eugenie e suo marito, Jack Brooksbank. Meghan ha rivelato a novembre che le coppie sono uscite per una serata fuori a Toronto nel 2016 prima che i Sussex rendessero pubblica la loro relazione. Parlando con la sua amica Ellen DeGeneres in un'intervista a un talk show a sorpresa, Meghan ha detto: "È venuto a trovarmi a Toronto e i nostri amici e sua cugina Eugenie e ora anche suo marito Jack, sono venuti anche loro. E noi quattro siamo sgattaiolati dentro costumi di Halloween solo per passare una notte divertente in città prima che fosse fuori nel mondo che eravamo una coppia. Era un tema post-apocalisse, quindi abbiamo indossato tutti questi costumi molto bizzarri e siamo stati in grado di passare un'ultima serata divertente. È chiaro che Eugenie rimane vicino a Harry, sono stati visti insieme al Super Bowl negli Stati Uniti la scorsa settimana. La coppia reale è stata fotografata insieme sugli spalti, anche se senza il marito di Meghan ed Eugenie, Jack."